Lavori al via presso l'hub di San Ginesio nell'area cantiere della località di Pian di Pieca. Si tratta di una delle opere strutturali più importanti legate al tema della mobilità sostenibile e la prima che viene avviata con fondi SNAI. L'intervento prevede la realizzazione di un nodo intermodale per il trasporto pubblico locale con area sosta, punto informativo, noleggio mezzi e spazio vendita prodotti locali. Una grande emozione perché è una strategia, la strategia nazionale delle aree interne, che sarebbe dovuta partire durante il periodo del sisma e invece si è bloccato tutto, ha condizionato la visione, abbiamo dovuto riprogettare tutto il percorso della strategia delle aree interne, ma grazie alla velocità con cui gli uffici tecnici, il sindaco in particolare di San Ginesio, è riuscito a reperire i pareri, oggi possiamo dire di aver iniziato questo cantiere. Un risultato straordinario perché l'hub rappresenta la vetrina di tutto un territorio. Tre hub, questo qui a San Ginesio, poi abbiamo quello a Monte San Martino e poi abbiamo quello di Muccia, che rappresentano dei punti di connessione dove coloro che vorranno essere i fruitori del territorio, nonché i turisti, avranno la possibilità di apprezzare ed avere tutte le informazioni necessarie per garantire quella che è la permanenza all'interno di quest'area pilota. Un'area pilota che ha molte anime. E partiamo da qui, dall'anima culturale di San Ginesio, questa perla dei Sibillini che rappresenta un unicum che è in quel percorso che di fatto sostanzia anche gli impianti scioviari di Sarnano Sassotetto e quindi questo è un posto centrale condiviso da tutti i sindaci e rappresenta un fiore all'occhiello, ecco, proprio per questa nostra strategia. Un investimento che è partito intorno ai 230.000 euro e che arriverà intorno ai 300.000 euro. Stiamo attendendo la risposta da parte della Regione Marche per implementare questo finanziamento e per migliorare questa struttura che deve garantire di fatto i servizi a tutti i cittadini e in particolar modo anche a coloro che vorranno venire a visitare. Dico tutti i cittadini perché sarà l'hub di scambio di tutto il trasporto su gomma per i ragazzi, quindi il pillar dell'istruzione parte proprio da qui, così come siamo vicini alla pista di atterraggio per gli elicotteri dell'elisoccorso. Di fatto è una strategia che si muove in maniera integrata e sinergica, funzionale a garantire lo sviluppo di questi luoghi, ma soprattutto direi la ripartenza. San Ginesio è stato quello che tra i tre hub, Muccia e Monte San Martino, è riuscito ad ottenere tutti i pareri, quindi siamo felici di poter inaugurare oggi questo inizio dei lavori perché crediamo sia molto importante per un discorso di aree interne, chiaramente. È uno snodo cruciale dove verranno concentrate tutte le direttive dei pullman, degli autobus, di tutto. Ci sarà una struttura in muratura che accoglierà sia i prodotti tipici che un discorso di accoglienza, proprio di prima accoglienza turistica, quindi partirà da qui uno snodo per poter poi frequentare queste aree interne che abbiamo dalle parti anche del parco Sarnano, quei comuni vicini, quindi diciamo che diventa veramente uno snodo cruciale, ma Pian di Pieca è uno snodo, è un punto nevralgico, no, di quest'area, quindi pensiamo che la scelta di aver voluto mettere un hub importante come questo a Pian di Pieca sia decisiva per il futuro di queste aree interne.